Questa settimana a soli 49 centesimi al chilo, patate locali bianche, rosse e gialle, l'orto del Casale, freschezza e bontà a chilometro zero. Ti aspettiamo nei mercati di Rivanazzano Terme, Viguzzolo, Casal Noceto e Volpedo. Stiamo pensando a una programmazione con un reality permanente su Canale 5. Prima l'Isola dei Famosi e poi il ritorno del Grande Fratello Classico. Quindi Temptation Island NIP e VIP e una nuova edizione del Grande Fratello VIP. Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi, un reality show permanente su Canale 5. Ma i casteggiani saranno favorevoli o contrari a questa invasione dei reality show sulle reti televisive? Andiamo a sentire. Contrario. Più partite, meno reality. Le sciacquette da televisione che poi nessuno conosce. Non mi piace. C'è un reality che hai apprezzato invece? L'Isola, perché è vero, è reale. Non mangiano, non bevono, se non solo guadagnano e basta. Io personalmente preferisco guardare un bel film o leggermi un bel libro. Ovvio che guardare la Cecilia Rodriguez che sta nascosta in armadio durante il Grande Fratello non è proprio piacevole. Oppure Temptation Island. Le bacchette che si fanno tutte cornificare, poi amore mio, e torna tutto come prima. No, sinceramente no. Però ognuno ha i propri gusti e ognuno fa le sue scelte e guarda quello che vuole. Io sono un po' anti-televisione, io mi guardo i miei telefilm e vado su quelli. Allora, a me non piacciono, però sono a favore perché secondo me è un modo per poter distrarre il popolo italiano dai problemi di ogni giorno. Ho seguito di più l'Isola dei Famosi, a dire la verità. Però non mi piace, cioè, seguire, tra virgolette, cioè, giusto qualche minuto perché ci sono passato su Canale 5.